Buongiorno, con noi la preside Anna Maria Lamberti dell'Istituto Comprensivo Piazza Borgoncini Duca di Roma. Vorrei sapere come ha inteso affrontare la questione della Philosophy for Children nella sua scuola in relazione anche alla funzione data al maestro Salvatore Conforti. Allora, nella scuola i progetti si avviano perché c'è una richiesta forte e pressante da parte degli insegnanti e chiaramente loro ascoltano anche le esigenze delle famiglie e ovviamente studiano il territorio e l'utenza con cui hanno a che fare i bambini. In questo caso c'è stato un momento 3 anni fa in cui due insegnanti in particolare, uno di scuola primaria e uno di scuola secondaria di primo grado, mi hanno prospettato la volontà di formarsi sulla filosofia per i bambini, intesa però non ovviamente come storia della filosofia, ma Certo. come laboratorio didattico che permette di lavorare sullo sviluppo del pensiero complesso e del pensiero critico, fin da che i bimbi sono piccoli. Avevano avuto dei contatti tra l'altro con la Philosophy for Children, quindi si erano appassionati al tipo di percorso, si sono formati e formarsi ha significato anche avviare già il percorso all'interno delle loro classi, quindi sperimentare direttamente con delle guide e hanno sperimentato e visto che il risultato rispetto all'apprendimento degli alunni in maniera ovviamente legata alle altre discipline era estremamente positivo. Quindi hanno approfondito la formazione, loro hanno approfondito i percorsi con i ragazzi, attivandoli in più classi, fino ad arrivare a oggi, semplifico e riduco i tempi, chiedendo appunto di poter rendere questo laboratorio di filosofia per i bambini un momento settimanale ricorrente nelle classi sia di scuola primaria sia di scuola secondaria. Perciò ovviamente con un collegio docenti concorde che nel frattempo in questi anni ha accolto la proposta ha avuto soddisfazione nel percorso, si è formato ulteriormente, quindi ho molti insegnanti formati all'interno della scuola. E siamo arrivati a concepire all'interno dell'ambito linguistico di italiano un'ora settimanale nelle classi dove si sperimenta questo laboratorio di pensiero. Si chiama filosofia per i bambini, ma in realtà i bambini, liberi anche da determinati elementi che caratterizzano le discipline tradizionali, cioè il fatto di dover dare dei risultati, vengono fatte delle richieste rispetto a una valutazione, a un monitoraggio, eccetera, liberi da questo riescono a esprimersi liberamente, quindi a sviluppare il loro pensiero, a esprimersi anche socializzando il loro pensiero e sapendolo fare, che non è un elemento di poco conto, quindi una dinamica all'interno del gruppo classe molto diversa da quella che è richiesta dal svolgimento di una disciplina tradizionale. Per cui ecco, siamo un po' arrivati a quest'anno proprio a organizzare in maniera significativa con la scelta di tutto il collegio all'interno delle classi. Tutto questo è legato, tra l'altro, in questi 3 anni a un percorso dove ho attivato una rete di scuole, quindi si è allargato l'interesse, la formazione dei docenti e altre scuole come me hanno avviato questo percorso attraverso i loro insegnanti. Oltre a 3 eventi significativi che si sono svolti alla Protomoteca del Campidoglio, sempre legati alla filosofia per i bambini, con riflessioni di persone titolate. Abbiamo quest'anno costruito insieme al Comune di Roma un'idea, stiamo costruendo un'idea che si dovrebbe poi concludere con un festival della filosofia nella Villa Panfili a maggio 2020, con la partecipazione delle scuole della rete, delle scuole che all'interno di questo percorso si sono mosse, quindi anche a livello nazionale.
Benissimo, la ringrazio molto, Preside, e le auguro buon lavoro. Grazie.